Però devi strofinarli ancora più velocemente. Vi piacerebbe sentire una cosa davvero molto interessante che io so sui bastoncini? I bastoncini crescono sugli alberi. Straordinario, non è vero? C'è un bel calduccio adesso. Questo perché il fuoco è caldo. Ho tanta fame. Anch'io. Che sorpresa. Non ho mangiato quasi niente oggi. Solamente 10 dolci alla crema, una carriola piena di patatine, 30 torte di mele. Wow, è tanta roba! Un pan di Spagna, un centinaio di salsicce e la vostra arancia. Mi sembrava che avesse detto di essere a dieta. Oh, è così! Ci sono tante altre cose che non mangio, come il legno, le pietre, le lavatrici e i televisori. Ma è assurdo, nessuno mangia quella roba. Cosa? Seguite la dieta anche voi? Non credevo che fosse così popolare. Che cosa c'è da mangiare? Tortino al formaggio e cipolla. Oh, che buono, tante grazie. È delizioso, mamma. Sì, è davvero buonissimo. Oh, sono d'accordo. Che cos'è? Guarda, è un gufo. Avete visto gli occhi? Sono enormi. Vi piacerebbe se ora vi raccontassi una cosa davvero incredibile riguardo ai gufi? Lo prenderò come un sì. Dovete sapere che il gufo in realtà è un uccello e ha gli occhi così grandi per poter vedere le cose. Sono le 6, ora della nanna. Oh. Ora spegnerò il fuoco. Non conosce il metodo per liberarsi dalle talpe, vecchio saggio? No. E chi lo conosce? Tata Susina. Potrebbe chiedere a lei. La tata sa parlare la lingua di tutti quanti gli animali. Ma certo! Tata! Sì, vostra maestà. Ah, tata Susina, tu parli con gli animali, vero? Esatto, vostra maestà. Potresti dire a questa talpa di andarsene dal mio campo da golf? No, vostra maestà. Cosa? Non so parlare la loro lingua, è uno dei linguaggi animali più difficili insieme a quello del formichiere. Allora usa un incantesimo per mandarla via. Ci sarebbe un metodo per riuscire a liberarsi della talpa, ma sfortunatamente serve la presenza di un ognomo. E che cos'è? L'ognomo, vostra maestà, è una specie di elfo con un bel pancione. Cosa? Gli gnomi non assomigliano agli elfi. Mangiano un po' troppo, parlano un po' troppo e sono anche allergici al lavoro. Non mi importa come farai, basta che ti liberi di quella talpa subito. D'accordo, allora chiamo un ognomo. Dove sono finito? Buongiorno, signor gnomo. Questa talpa è di troppo, potrebbe mandarla via subito? Lo farò con piacere, per me è un grande onore. Mi piace mangiare, contemplare il mare, la crema pasticcera anche di più, degli ottimi cetrioli e pure un buon tè. Dimmi se non sei d'accordo anche tu. Bene, è stato facile, mi sembra. Grazie, gnomo. Ora mi dica quanto le devo. Oh, ma il mio lavoro non è ancora finito, vostra maestà. Se io me ne andassi adesso, la talpa ritornerebbe subito. Cosa? Allora la prego, rimanga qua per il tempo necessario. Ovviamente, ma per liberarmi della talpa ho dovuto sprecare molta energia. C'è una X in mezzo al prato. Vorrà dire che si trova lì il tesoro. C'è solo un modo per scoprirlo. Forza, tutti al prato. Un momento, ci serviranno delle pale. I tesori dei pirati sono sepolti sottoterra molto spesso. Oh! Guardate, sono Fiore e Fragolina. Salve a tutti. Salute a voi, piccole. Io sono Barbarossa, l'elfo pirata. E questa è la mia amica Polly. All'arrembaggio! Stiamo cercando un tesoro nascosto. Wow! Ah-ha! C'è un indovinello sul retro della mappa. Che cosa dice? Le rose sono alte, il cielo grande più del mare. Mescolali insieme e scoprirai dove scavare. Sono un po' confuso. Le rose sono alte. Il cielo grande più del mare.
Ma come si fa a mescolarli? Non è possibile, è una cosa assurda. Ecco perché è un indovinello, dolcezza. È un enigma che dobbiamo risolvere. Le rose sono rosse e il cielo è blu. Mescolando i due colori si ottiene il viola. Il tesoro deve essere sepolto sotto il fiore viola. Ah, molto bene, i miei complimenti. Avanti, Ben, scaviamo per cercare il tesoro. Certo, gli elfi sono imbattibili a scavare. E noi siamo elfi. Scavo, 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 scaviam tutti insieme. Scavo, 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 scaviam. Oh, che cos'è? Un'altra mappa! È giusto. Non si può certo trovare un tesoro con un solo indizio. Perché no? Perché non sarebbe divertente, mia piccola sirena? Oh. Eccone qui uno. E come fa un dente di leone a dirci l'ora esatta? Bisogna contare quanti soffi ci vogliono per spazzare via i suoi semi. Si fa così, guarda. Uno. Due. Tre. Ci sono voluti tre soffi, il che significa le tre in punto. Voglio provare anch'io. Uno. Significa luna in punto. Wow, vuoi dire che è veramente luna in punto? No, in realtà no, è solamente un gioco. Però oggi Ben imparerà davvero a leggere l'orologio. Posso andare a scuola anch'io? Ah, va bene, ma sono sicura che non ti divertirai. Allora, quando la lancetta grande e anche la lancetta piccola sono posizionate in questo modo, significa che sono le 12 in punto. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, buongiorno a te, Tata Susina. Possiamo assistere anche noi? Certo, purché rimaniate in silenzio. D'accordo. Adesso, chi di voi sa dirmi come facciamo a capire se un orologio funziona? Lo possiamo sentire ticchettare. Oh, esatto, Holly. La risposta è giusta. Hai visto? Anche noi fate ne capiamo di orologi. Però mi sembra che voi fate non ne abbiate nemmeno uno, o sbaglio? Perché abbiamo altri modi per sapere che ore sono. Immagino di sì. Allora, come facciamo a sapere quando è arrivata l'ora di alzarsi la mattina? Io lo so, quando suona la sveglia. Sì, esatto. Io invece mi sveglio quando canta il gallo. Chicchiricchi! È così bello, mammina. E avete visto com'è luccicante? È anche molto fragile, Holly. Si rompe facilmente e quindi puoi guardarlo, ma non toccarlo. Sì, mammina. È una splendida teiera, una vera opera d'arte. Volete che le tolga la polvere, vostra maestà? No, ti ringrazio. Nemmeno tu la puoi toccare. Sì, vostra maestà. Bene, ora, visto che è una bellissima giornata, perché non andiamo a fare due passi? Io posso restare qui a guardare il servizio da te. Va bene, Holly, ma guardare e non toccare, chiaro? Sì, mammina. Salve, Tata Susina. Ciao, Ben. Holly può venire a giocare? Temo che la principessa Holly sia impegnata a guardare un servizio da te. Forse se... Ben! Devo farti vedere una cosa, vieni su! Ok, Holly! Guarda, è il nuovo servizio da te della mamma. Non pensi che sia bellissimo? Sì, almeno credo. Nessuno ha il permesso di toccarlo. Pensa, nemmeno la Tata. E perché no? Perché è fragile e delicato. Ma allora che cosa ci puoi fare? Beh... ci puoi servire il tè, la teiera serve proprio a questo. Hai detto che non dovremmo... Dai, tieni la tazza. Non è così difficile. Guarda come si fa. Oh! Come lo gradisce il suo tè, signor elfo? Più o meno carico? Holly! Hai rotto la teiera! È un disastro! Oh no! La mammina sarà così triste. Non voleva che tu toccassi il suo servizio, vero? No.
Salve, signor Elfo! Salve, principessa Holly! Ben può venire a giocare! A quanto pare sta già scendendo! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Vuoi giocare al principe e alla principessa? Ok! Allora, io sarò la principessa perché sono una principessa. E io sarò il principe. Certo, posso trasformarti in un principe con la magia. Non possiamo solamente fare finta? No, con la magia è molto meglio, vedrai. Abracadabra! Oh, devo aver trasformato Ben in un ranocchio. Oh, chissà perché i ranocchi e le principesse si mescolano sempre. Ben! Se riesci a sentirmi, gracida! Bene, vado a cercare aiuto, ok? Non muoverti! Di-di-da-dam-di-dam-di-du Di-di-da-dam-di-dam-di-du Tata Susina, vieni presto! Ho trasformato Ben in un ranocchio! Ma brava! Ti stai esercitando con la magia! No, no! In realtà è stato un incidente! Ben non è molto felice di essere un ranocchio! Le rane non sono mai felici! Per favore, puoi aiutarmi a farlo tornare come era prima? Va bene, ma adesso calmati! Prendo la mia bacchetta, tu aspettami con Ben! Ok! Fa attenzione che non saltelli via! Le rane lo fanno! Oh no! Ben è scomparso! Ora non riuscirò a trovarlo e il mio amico resterà un ranocchio per sempre, sempre! Auto magica, partiamo! Dunque, il primo compito di un re è agitare la mano. È un po' noioso, ma è importante. Guardate! Arriva il re! Salve, vostra maestà! Ciao! È la principessa Holly! Ciao, Holly! È divertente! Sì, un bel saluto fa miracoli, sul serio! E dove andiamo adesso? Tata Susina? Oggi qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Dovete varare la nuova nave degli Elfi, vostra maestà. Che cosa significa? Non capisco. Te lo mostro. La principessa Holly e re Cardo. Urrà! Urrà! Ora devo fare un discorso. Complimenti, Elfi. Siete stati bravi. Questa è davvero una splendida nave. E sono certo che vi divertirete molto a navigare. Ottimo lavoro! Ora romperò una bottiglia di succo delle fate contro il fianco della nave. Oh, dov'è il succo delle fate? Scusi, maestà, siamo molto impegnati. Ciao, Holly! Ciao, Ben! Si parte per la prossima consegna! A dopo, Holly! A dopo! Dichiaro che questa nave è pronta a prendere il largo! Papà, e adesso che cosa facciamo? Stringiamo mani e facciamo domande. Salve! Allora, qual è il suo ruolo? Io curo la manutenzione, vostra maestà! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Sto aiutando la mamma a fare delle tortine. Posso darvi una mano? Le fate sono molto brave a fare le tortine. Ma certo, principessa Holly, puoi aiutarci a mescolare. Per me è la parte più divertente. Mescolare a volontà e schizzare l'impasto dappertutto. Preferirei che mescolassi un po' di più e schizzassi un po' di meno questa volta. Splish, splash, splosh, splush. Holly, perché non provi a mescolare tu? Va bene, signora Elfo. Sei davvero molto brava. Avresti potuto schizzare un pochino di più, almeno. E adesso versiamo l'impasto negli stampini. Secondo me devono essere squisite.
Possiamo assaggiarne una adesso? Mi dispiace, Ben, ma devono prima cuocere nel forno. Oh. Senta, non possiamo cuocerle con la magia? Queste sono tortine degli elfi e vanno preparate senza magia. Ma la magia potrebbe cuocerle molto velocemente. Adesso le faccio vedere. No, grazie, Holly. Te lo ricordi che gli elfi non usano la magia? E noi siamo elfi! Le tortine sono pronte adesso? Ma se non hanno nemmeno cominciato a cuocere. Oh, forse dovremmo davvero usare un pochino di magia. Ho un'idea migliore. Perché nel frattempo non andate a giocare fuori? Io vi chiamerò appena le tortine saranno pronte. Oh, ma dobbiamo proprio? Pensate a qualche gioco divertente da fare. Il fatto è che io non ho nessuna voglia di giocare oggi. Ma questo è assurdo, perché tu hai sempre voglia di giocare. È davvero interessante. Non mi aspettavo una reazione del genere. Beh, in effetti c'è scritto sciroppo per la tosse. Conosco un rimedio che cura ogni tipo di raffreddore, che sia un raffreddore comune oppure no. Mani che si gonfiano, orecchie che prudono, denti pelosi, nasi puzzolenti, brutta calvizie. Ah, eccolo qui, il raffreddore comune. Adesso non mi resta altro che trovare i giusti ingredienti. Possiamo aiutarti, Tata Susina? Ma certo! Ah, Tata Susina, quali sono gli ingredienti del tuo rimedio? Oh, solo del succo di mora, limone, un po' di zucchero e qualche altra cosetta. Tata Susina, quali altre cosette ci servono? Vediamo un po'. Una goccia di rugiada di una ragnatela. Della bava di lumaca. Beh. Ah! Roux de grenouille. Ma che cos'è? Rutto di rana. Non credo che convincerai papà a bere quel pasticcio. Oh no, temo proprio che nessuno al mondo avrebbe il coraggio di bere un intruglio del genere. Prepareremo una pozione che dovrà essere spalmata sui suoi piedi. Allora, per prima cosa ci serve una goccia di rugiada presa da una ragnatela. Guarda, una goccia di rugiada! Fermati, Holly! Non è una buona idea mettersi a volare vicino a Madama Ragno. Perché, Tata? Il battito delle nostre ali è simile a quello delle mosche e a lei piace molto mangiare le mosche. Cosa? Mangiare le mosche? E questo è l'uovo magico, Tata! Ma non è affatto magico. Allora è un uovo di drago? No, è soltanto un uovo di uccello. Ciao! A che specie di uccello appartieni? Sai dircelo? Al merlo! È un uovo parlante! No, sono io! Sono il vecchio saggio elfo! Oh, buongiorno! Buongiorno a te, Tata Susina! Come vi stavo dicendo, quello che vedete è un uovo di merlo e contiene un piccolo uccellino al suo interno. E tu come lo sai? Perché l'ho sentito picchiettare. Ascolta. Oh, che emozione. Tata, possiamo prendercene cura noi? Non si devono mai raccogliere uova di uccelli selvatici. Il posto in cui deve stare è con la sua mamma uccello. Sagge parole, hai detto bene, Tata Susina. Ma la mamma uccello non è qui adesso. Allora dobbiamo trovarla. Perfetto. Gastone può seguire le tracce dell'uovo e ritrovare la sua mamma. Bravissimo, Gastone! Gastone ha un fiuto davvero infallibile. Oh. Temo che le coccinelle non possano seguire le tracce nell'acqua. Così non riusciremo a trovare la mamma uccello. Che cosa facciamo ora, Tata? Se la sua mamma fosse qui, costruirebbe un nido e si siederebbe sull'uovo per tenerlo al caldo. Mi posso sedere io sopra? Ma il tuo sederino è troppo piccolo. Quello che serve è un sedere più grande. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a voi, Riccardo. Paparino, ci puoi aiutare?
E a fare cosa? Vostra maestà si siederebbe su quest'uovo finché non avremo costruito un nido. Gliene saremmo molto grati. Volentieri. Vi do il benvenuto ai giochi degli elfi. Consentitemi di ricordare a tutti il regolamento. Non è consentito barare e non è neanche consentito... Permesso, signori, la principessa delle fate fa il suo ingresso. Procedi pure, vecchio saggio. Ah, buongiorno, tata Susina. Buongiorno a te. Visto che adesso abbiamo delle fate fra il pubblico, mi preme ricordare a tutti i presenti che è assolutamente vietato usare la magia e inoltre è severamente proibito volare. Poveretta me, avevo ragione. Sarà piuttosto noiosa questa competizione. Passiamo alla prima gara di oggi. La corsa! Guarda, c'è Ben! Ai vostri posti! Pronti? Via! Viva Toyota! Avanti! Correte, forza! Guardami! Ben! Forza, corri, Ben! Non riesce a sentirmi! Sta tranquilla, ci penso io. Scusa, posso? Grazie. Prova con questo, principessa Holly. Forza! Che c'è? Vai così, Ben! Corri veloce! Le mie orecchie sono molto delicate! Scusami, vecchio saggio elfo! Bravissimo, bello! Parlami, l'elfo! È il vincitore! Oh no! Ben è arrivato ultimo! Oh, perbacco! So che gli elfi ci tengono moltissimo a vincere le gare. Ma perché hai gridato in quel modo, Holly? Stavo solo cercando di aiutarti a vincere. Io stavo vincendo, ma sentirti gridare così forte mi ha deconcentrato. Mi dispiace, Ben. Non ti preoccupare. La lezione di oggi riguarda alcune importanti regole delle fate. Regola 1. Le fate devono essere carine, capelli in ordine, un vestito elegante, pelle luminosa e pulita. Elfi e coccinelle non hanno bisogno di preoccuparsi di certe cose, ovviamente. Regola 2. Le fate non devono mai e poi mai separarsi dalle loro bacchette magiche. Chi lo sa il perché? Perché senza bacchette le fate non possono fare gli incantesimi. Esatto, Ben. Ci serve la bacchetta per fare le magie. Una fata senza la sua bacchetta è come... una delicata coccinella senza i suoi puntini. Tata, Gastone è un maschio e non è affatto delicato. Oh, è uguale. La cosa importante è che le fate devono sempre avere la loro bacchetta. Certo, tata Susina. Regola 3. Se c'è il vento come oggi, le fate devono volare con prudenza. Finché rimarrete in basso andrà tutto bene. Ma in una giornata come questa non dovete volare sopra le mura del castello. Il vento è molto forte quassù. Sì, tata Susina. Ditemi, che cosa avete imparato finora? Le fate devono sempre essere carine e in ordine. Le fate non devono per nessuna ragione separarci dalle loro bacchette. Le fate non devono volare quando c'è troppo vento. Bene, ottimo. Vedete? Persino io sono in difficoltà quando il vento... Oh oh! Tata Susina è scomparsa! Voi credete che fosse previsto? No, io non lo credo! La tata ha lasciato qui la sua bacchetta! E una fata senza la sua bacchetta magica è come una delicata coccinella senza i suoi puntini! Salve, principessa Holly! Salve, vecchio saggio elfo! C'è Babbo Natale in linea! Oh, scusa solo un momento. Come va, Babbo? Salve, vecchio saggio elfo! Mi assicura che le bambole saranno pronte in tempo per Natale? Sì, signor Natale! Le posso garantire che saranno finite entro oggi! E si è accertato che abbiano tutte un bel vestitino rosso, vero? Stia tranquillo, avranno tutte il vestitino rosso! La ringrazio! Buona giornata! È una delle bambole che state facendo per Babbo Natale? Sì, ce ne ha ordinate centinaia e devono essere pronte entro oggi. Possiamo vedere come lavorate? Ma certo, da questa parte. Scenderemo con questo trenino. Oh!
Tutti a bordo! Prima fermata, livello 1, la stanza dei computer! Attenti, tenetevi forte! Oh! Livello 1, la stanza dei computer! Un vero spasso! Oh. Il mio stomaco è tutto sottosopra. È bello, non è vero? E pensa che sarà anche meglio la prossima volta. Cosa vuol dire che sarà meglio? Lo vedrai. Seguitemi! Qui è dove decidiamo l'aspetto finale che devono avere i giocattoli. Quindi non li fate così come vi vengono. Oh, no, no, no. I giocattoli sono progettati in ogni piccolo dettaglio. Niente mai lasciato al caso. Però è un lavoro un po' troppo duro per me. Noi elfi siamo molto fieri della nostra precisione. Che cosa ne pensi? Possiamo andare a trovare la strega? Certo, perché no? Tata Susina vi accompagnerà. Così vedrete anche voi quanto le streghe siano orribili. Allora, forza, andiamo. Ciao, ciao. Divertitevi. A più tardi. Tata, come sono le streghe? Fanno paura? No, non molta, direi. Ma sono puzzolenti, questo è certo. Oh! E usano la magia per fare degli incantesimi malvagi? Le streghe raramente fanno magie e in ogni caso non sono molto brave. Siamo arrivati! Questa strega non fa un incantesimo da almeno un centinaio di anni. Oh! Toc, toc! Chi è? La tata! Quale tata? Tata Susina! Oh, tata Susina! Prego, entrate! È un grande piacere, una bella fatina e anche un elfo! Sì! Lei è la principessa Holly e lui Ben l'elfo. Coraggio, bambini, venite più vicino, così posso vedervi meglio. Che vi dicevo, non è per niente spaventosa, solo un po' puzzolente. Cosa hai detto? Non toccate niente, bambini. Perché non possiamo toccare? Perché è tutto sporco. Cosa hai detto? Non preoccuparti, cara. Volevo solo mostrare ai bambini il modo in cui vive una vera strega. Oh, sì, capisco. Volete un po' di latte di topo o dei dolci ai vermi? No, la ringrazio molto, signora strega. Ma abbiamo già mangiato. Mi scusi, signora? Possiamo farle qualche domanda riguardo all'essere una strega? Ma certo, tutte quelle che volete. Non riesco a vedere niente. Allora prova a farlo ruotare. No, è inutile, non funziona. Perché stai ridendo, Ben? Rido perché è uno scherzo. Il cannocchiale ti ha fatto un cerchio nero intorno all'occhio. Hai un'aria così buffa, guarda. Oh, ma Ben, perché l'hai fatto? Perché è il giorno degli scherzi degli elfi. Non lo conosco, che cos'è? È un giorno molto speciale, in cui tutti gli elfi si fanno degli scherzi a vicenda. Sembra divertente. E lo è davvero. Vuoi assaggiare una delle mie caramelle gommose? Sì, volentieri. Questo non mi ha fatto ridere, Ben. Scusa, tieni, prendi questo bel fiore. No, grazie. Ne ho avuto abbastanza dei tuoi scherzi. È tutto a posto, Holly. Non ti sporcherà la faccia né salterà fuori nulla. Promesso. Certo, promesso. Bello, no? È il mio fiore che schizza acqua. Non è divertente. Invece sì che lo è. Biti, boti, bu, l'elfo spiritoso finisce a testa in giù. Wow! Aiuto! Fammi scendere! È ora della lezione, Holly. Oh, salve, Ben. Che cosa ci fai a gambe all'aria? Aiuto! Aiuto! Principessa Holly, sei stata tu a fare questo? La colpa è soltanto sua. Mi ha fatto degli scherzi terribili. Mai vendicarsi con un incantesimo. Sai che può essere molto pericoloso. Scusa, tata Susina. Holly,
Fallo scendere subito.